Buongiorno a tutti, cioè buonasera a tutti. Oggi voglio parlarvi di un caso di una donna che è stata ricoverata all'ospedale, l'ho conosciuta nel 2011, all'ospedale Pasquina di Gavoi, una carissima amica, cioè la figlia è una carissima amica di questa, la mamma di la figlia di questa signora. Questa signora si chiama Pasquina di Gavoi. Era ricoverata all'ospedale Brozio per una morte del cervello, 58enne. Guardate questa signora com'è giovane, ma ce ne sono anche altre signore giovani con questo problema della morte al cervello. Eccola qui, forse qui la vedete meglio. Ok. Allora, dove si vuole arrivare? La scienza non è ancora arrivata a a questa patologia. Le donne continuano a morire di questa morte del cervello. È peggio di un ictus cerebrale. Un ictus una persona si può salvare, ma una persona può diventare un po'. Anche rimanere invalida completamente, può anche non parlare, però può camminare. Mentre una persona con morte al cervello deve rimanere coricata nel letto, come avete visto la foto con la flebo, alimentata dalla flebo, quindi è come se fosse una morte vegetativa. Guardatela questa povera donna, giovanissima, con delle figlie giovanissime. Dove vogliamo arrivare? Visto che la scienza non ci è arrivata su questa patologia morta al cervello, ho deciso di aiutare la scienza sul progetto Ferrugiovanna, di aiutare la scienza andare avanti per aiutare le persone con la morte al cervello. Visto che sono stato la prima persona ad applicare una tecnica aliena su Ferrugiovanna, sconosciuta sulla Terra, e i dottori hanno visto per mezzo delle lastre di Ferrugiovanna, nel secondo CD-ROM di Ferrugiovanna c'è qualcosa di importante completamente che potrebbe rivoluzionare la scienza. Allora, qua si parla della, dove era ricoverata presso la casa di cura Lai, quindi la mia intenzione sarebbe di rivelare completamente la tecnica per poter salvare le persone, perché ogni anno vedo che muoiono un sacco di persone di questa patologia. La scienza non c'è ancora arrivata. Mentre io ho trovato la soluzione per arrivarci completamente, arrivarci a risolvere questo problema. Ferrugiovanna ruota un segreto su Ferrugiovanna, cioè ruota un segreto quando era ricoverata nella casa di cura Lai, ruota un grande segreto. Oggi il segreto, purtroppo, il top sitter è dominio pubblico, quindi si può svelare completamente. Ho deciso di aiutare i dottori della casa di cura Lai per risolvere questo problema delle morti del cervello. Ho deciso di insegnare la tecnica che potrebbero imparare per poter curare questa patologia. Io nel 2010 sono stato la prima persona ad applicare questa tecnica molto semplice, molto facile da fare, però bisogna vedere se riescono a farla loro. Con un po' di aiuto mio potranno riuscire a farla. Grazie di avermi ascoltato. Buonasera a tutti.